vediamo adesso. Ciao. Spiega come appunto le acque degli oceani si alzino più in fretta delle decisioni che i potenti di questa terra stanno facendo, e poi anche ovviamente per il gioco di parole di fare acqua da tutte le parti, perché appunto noi pensiamo che il G20, ma come la COP, come molti altri vertici decisionali che hanno a che fare col clima, facciano acqua da tutte le parti, soprattutto quando si parla del clima. Appunto nel G20 sono appunto i 20 paesi più potenti, più ricchi del mondo, 20 paesi che avrebbero davvero una voce in capitolo sulla crisi climatica, che sono quelli che la crisi climatica la stanno vivendo in prima persona, non hanno una voce in capitolo, invece la loro voce viene rubata dai 20 paesi più ricchi che poi la crisi climatica l'hanno creata in prima persona. Lo so, riempiamo. Va benissimo, per il clima, che segna quanti anni mancano all'esaurimento del carbon budget. Il carbon budget è la cifra che indica quante emissioni di anidride carbonica e gas serra ancora possiamo fare per rimanere dentro i limiti dell'accordo di Parigi. Nel momento in cui questo countdown si sarà esaurito, non avremo più la possibilità di rispettare gli accordi sul clima che sono stati firmati, gli impegni presi e soprattutto la possibilità di avere ancora una vita su questo pianeta accettabile e sicura.